Napoli meraviglia prima e dopo, stravolge proprio tutto, ricompone alla vigilia della partita col Parma lo spogliatoio, recupera Maradona e Galli, esorcizza la panchina tirando questa volta Moggi al fianco di Bigoni, ma soprattutto rivoluziona la squadra, fuori i lunghi, Lenica e Firenze, dentro due piccoli dai piedi buoni, abili principalmente nel tenere testa ai velocisti di scacco. Ma non è tutto, il tecnico ripropone Crippa a destra e vara una coppia inedita, Maradona sempre pericoloso più Zola, come mai Bigoni? È stato che a un certo punto bisognasse dare una svolta anche in chiave tattica, viste le difficoltà del momento. Limita mossa, sorprende i 50.000 del San Paolo, ma soprattutto il Parma, dalla zona duttile ma non tanto da evitare le incursioni rapide e le insidie di Venturini, di Zola e di Crippa, per fermare il quale Donati come primo dei tre falli da rigore. E Maradona, che aveva creato il passaggio illuminante, illumina di gioia lo stadio, che torna ad esultare come un tempo. Il Parma chiede a Melli e Brolin, sorretti dai suggerimenti di Poghi e Zoratto, l'aiuto offensivo, ma Francini e Ferrara concedono pochi spazi. Fanno meglio i bassotti del Napoli, anche da bandierina c'è avvicendamento, comunque sempre pericoli seri per Taffarelli, che capitola per la seconda volta quando De Napoli scarica in corsa tutta rabbia con mira precisa, il raddoppio. E prima del riposo potrebbero essere anche tre i gol, se Alemão, molto bravo a distruggere in posizione centrale, non dimenticasse che questo incarico lo deve assolvere solo nella sua metà. Il Parma non ci sta e Minotti Dorcher, che fuori misura la punizione, ma segnerà 5 minuti dopo, perché Corradini, nell'intento di far soccorrere Galli, rinvia con foga il pallone commettendo gioco pericoloso, un calcio a due e come un rigore. Il Parma non dispera e ci riprova, ma chi realizza è ancora il Napoli, auspice Maradona, sua l'assist per Alao, sua la trasformazione dagli 11 metri, viene spontanea la domanda. Al Napoli è davvero Maradona dipendente? Qui ci sono dei giocatori bravissimi che non hanno bisogno di Maradona. Forse io sì ho bisogno di loro quando sono in campo. Diego è modesto, ma sul fatto tecnico c'è poco da argomentare. Guardate come pesca Careca, che ha intravisto solo e smarcato. Il brasiliano regola bene il connazionale, ma Donati si sostituisce al compagno e para altrettanto bene. Lo bello vede, Maradona non si ripete ed invita Careca all'esecuzione. Careca segna e ringrazia. Antonio meritava quel gol, l'aveva fatto tutto lui, anche perché lui è il goleador della squadra. 5 gol a San Paolo, una manna, 6 addirittura un record, annullato l'1-4 contro la Tampa, e il primato lo stabilisce Osio. Scala, quanto pesa perdere 4-1 contro i rigori? Ma io credo che il Napoli abbia fatto 4 gol su 4 episodi, io credo che il Parma abbia giocato Napoli, sono convinto di questo. Al di là che noi non abbiamo punto, non abbiamo fatto azioni ficcanti, però ritengo che i 4 gol del Napoli siano frutto di nostra ingenuità e non merito del Napoli. Tu sei un combattente, con la società come combatti? Adesso lasciami godere questa vittoria, e io penso solo alla squadra e penso che dopo di questo campionato sicuramente andrò via del calcio, non solo del Napoli. Ce ne saranno altre di partite così, con te? Speriamo. Sì, sicuramente.